Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video che quest'oggi non riguarderà la storia, ma riguarderà me con le mani in pasta, perché avevo un sospeso con i dolci che riguardano il carnevale. Avevo fatto qualche giorno fa dei ravioli con all'interno ricotta e cioccolato e delle frappe, come si dicono qui da noi a Roma, o dei cenci, come dicono anche in Toscana, ma mancavano le castagnole classiche del periodo carnevalesco e quindi ho deciso di fare castagnole e delle frittelline ripiene di cioccolato e crema pasticcera. E visto che il pane era finito, ho provato a fare queste ciabattine di grano duro e devo dire, adesso non so dall'aspetto perché non sono sicuramente quelle classiche che trovate nei vari fornai, sono un po' così casarecce, col taglio casareccio diciamo, però devo dire sinceramente sono belle croccanti e anche un po' cicciottelle, buone da poter poi imbottire a piacimento. Vi lascio come sempre nell'info box i link dove potete trovare le ricette dove ho preso spunto. Uno è di Benedetta, che come sempre sapete adoro, e un altro di una ragazza, una youtuber, davvero brava. Oltre che creare e mostrare le ricette in un modo molto semplice e intuitivo, è anche davvero simpatica, quindi vale la pena di farci un salto. E niente, e buon appetito. Al prossimo video.